Ciao a tutti amici nerazzurri, domani sera c'è la partita che aspettiamo almeno dalla scorsa partita contro il Tottenham, perché si poteva essere qua tranquilli e dire vabbè, domani facciamo un po' di turnover, la usiamo per dare anche la soddisfazione a qualche giocatore, magari dietro le quinte, no, di fare la sua apparizione in Champions, come Ranocchia, Candreva, questi giocatori qua. E invece no, siamo qua a giocarcela fino alla fine con l'ansia che non dipende neanche tutto da noi, perché dipende anche da quello che fa il Tottenham. Infatti, sarò qua a vedere la partita sul PC con una parte l'Inter, una parte il Tottenham e preghiamo il Signore. È ovvio che noi dobbiamo fare la nostra parte, cioè noi bisogna vincere, cioè c'è poco da fare. Oppure avere il culo di fare un risultato migliore rispetto a quello del Tottenham. Ad esempio, pareggiare e loro perdono, cioè. Ma non voglio fare calcoli perché con l'Inter è impossibile fare calcoli. Anche la scorsa stagione siamo arrivati alla fine dell'ultima giornata solo grazie a Zenga con il Crotone che ha fermato la Lazio alla penultima. Se no, noi si era belli che fuori. Spalletti non deve fare minchiate, gliene abbiamo perdonate per adesso perché comunque siamo ancora in corsa per i nostri obiettivi. Dai ragazzi, cioè, se quest'anno non arriviamo in Champions in campionato, cioè arriviamo almeno a quarti o terzi, è da ricovero. Perché la Roma è incasinata, è inguaiata e perde punti. La Lazio, anche quella, lasciamo stare. Ritorniamo a noi. Quindi Spalletti non deve fare cazzate. Cosa vuol dire? Che deve mettere in campo la formazione giusta, nei ruoli giusti e avere anche un'ottima gestione, secondo me, della partita. Conoscendo Spalletti potremmo complicarci la vita, anche se siamo superiori al PSV. E soprattutto siamo in casa, quindi se non facciamo il risultato domani sera siamo dei coglioni. Come metterei in campo io la squadra? Cambierei modulo, onestamente, ma non in maniera sgangherata che dici, oddio, non abbiamo mai provato prima una cosa del genere. Cioè, bisogna fare delle modifiche leggere. Quindi schiererei onestamente un 4-4-2 lineare, che in realtà è un 4-4-1-1, lo vedete lì, sono le pedine blu, ok? Quello lì è il modulo che intendo. Che alla fine non è altro che un 4-2-3-1 con gli esterni leggermente più abbassati sulla linea dei centrocampisti e magari invece del trequartista mettiamo una seconda punta più offensiva. Poi vi spiego il perché, ve lo spiego dopo. Prima però vi spiego come far funzionare questo 4-4-1-1. Allora ragazzi, non mi vedete, ma è importante che vediate quelle pedine. Questa è l'Inter, no? Quindi io intanto, vabbè, metterei Versalico e poi la solita difesa con Asamoah per forza, De Vrij, Skriniar, eccetera. Gli esterni Politano e Perisic, Lautaro Martinez e Icardi. E qua metterei Vessino per forza perché è stato fuori. Dai, sta bene, inutile che Spalletti si metti scuse o cose falsità, non è vero? E dall'altra parte metterei Borja Valero al momento, visto che mi sembra un po' più in forma a livello fisico di Brozovic in questo momento. Poi ci sono i cambi, giustamente. Perché questa scelta di Perisic in questo caso, anche se è ovvio che non è proprio in formissima? Proprio perché voglio gli esterni un po' più abbassati sulla linea di centrocampo, con Politano che va più ad accentrarsi, lasciando spazio a Versalico. Spero che non giochi D'Ambrosio, perché vabbè. Quindi Politano che va a fare più il trequartista esterno, più che l'ala, diciamo, pura, no? Quindi va verso il centro del campo, fa un po' anche da regia. Qua c'è De Vrij, Borca e Politano abbiamo un triangolo di registi, quindi diciamo che la qualità non dovrebbe mancarci in nessuna zona del campo, cioè non c'è una parte sbilanciata di qualità, l'altra di quantità. Abbiamo un misto, no? Che potrebbe funzionare. Lautaro Martinez lo lasciamo, qua cade la sciarpa, cioè questa sciarpa cade sempre, una cosa disumana. E Lautaro Martinez voglio che abbia tutta la libertà di muoversi dietro la punta. Di prendere anche palla, abbassarsi un pelo o andare anche in profondità a fare tagli sul primo palo in caso di cross o andare a rimorchio sul secondo palo. E Perisic chiaramente invece dall'altra parte deve fare più un lavoro d'esterno effettivo, cioè andare sul fondo. Asamoah vi dico perché non voglio che vada tanto sul fondo, semplicemente perché temo, penso, ma poi io non sono in allenamento, questo veramente lo può sapere solo Spalletti, questa cosa qua. Asamoah sta giocando sempre, non ha modo per rifiatare, Dalbert è infortunato, eccetera. Quindi io non vorrei troppo appesantire il giocatore. Non voglio chiedergli di fare 90 minuti di corsa su e giù tutto il campo. Cercherei di chiedere più questo lavoro a Perisic, senza chiedergli la brillantezza che non ha per andare in zona gol e far male per adesso, a meno che non si ripigli, ma lo vedo ancora un po' così, un po' grigio. Quindi questo è il sistema che adotterei. Perché
questo sistema e non il solito 4-3-3, 4-2-3-1, eccetera. Adesso ve lo spiego. Semplicemente per un motivo gestionale. Non so se ci fate caso, ma in Champions abbiamo la lista UEFA che ci toglie João Mario, Gagliardini e poi abbiamo anche Nainggolan che è infortunato proprio, no? Quindi a centrocampo abbiamo solo tre centrocampisti e basta, solo tre. Tra cui Vecino, che è l'unico giocatore che potrebbe avere 90 minuti, che non è affaticato, che non ha giocato le ultime partite. E poi abbiamo Borca e Brozovic che uno per un motivo, uno per l'altro, 90 minuti di qualità pura, di fisicità pura, non ce li ha nessuno dei due, quindi vanno sostituiti. Quindi giocare con tutti e tre i centrocampisti in campo dall'inizio, secondo me, è un rischio, anche perché la mediana non voglio mai che sia stanca per 27.000 motivi. Quindi sei un po' anche costretto dagli eventi, secondo me, a giocare con due centrocampisti e uno tenertelo in panchina. La vedo un po' così, questo è un motivo gestionale, chiaramente. Poi i giocatori che hanno meno minutaggio e che possono essere più incisivi anche davanti e tutto sono Lautaro e Keita. Quindi vorrei che entrambi in questa partita avessero il loro spazio. Keita può garantirti il ricambio di Lautaro Martinez, può anche garantirti il ricambio di Perisic. Quindi puoi anche avere la possibilità in panchina non solo di gestire meglio il centrocampo, di far rifiatare qualcuno, ma anche di avere un cambio che ti possa tatticamente spostare un attimo l'equilibrio in avanti nel caso in cui fossi in situazioni strane per cui devi per forza rischiare di vincere a tutti i costi e quindi hai pure un cambio così, ma non lo fai dall'inizio dove ti esponi troppo e rischi troppo dall'inizio. Ce l'hai in panchina, quindi puoi gestire tu il senso della cosa. Non solo, ma abbiamo anche Candreva in panchina e nel momento in cui tu hai un 4-4-2 alla fine, nel caso in cui vuoi proteggerti un po' di più e stare un po' tranquillo, magari al posto di Politano, se non resiste tutti i minuti, hai anche quel cambio lì di Candreva per gestire un po' di più in fase difensiva se devi proteggerti un pochino. Questo è il motivo principale, cioè voglio avere tutti i cambi per tutte le situazioni, voglio avere comunque una rosa, una squadra in campo equilibrata, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista di caratteristiche, dal punto di vista anche fisico, cioè di forza, di resistenza. Poi aggiungo anche che il PSV non è proprio una squadra irresistibile a livello difensivo, quindi con due punte dove una ha più possibilità di manovra, di muoversi, dove hai anche un esterno che può venire dentro e quindi può essere una variante tattica che dà fastidio, con la sovrapposizione invece di Versalico, Perisic invece dall'altra parte che lo lasci da solo l'uno contro uno solo all'esterno, quindi non lo metti troppo in difficoltà di dover per forza venire dentro, fare giocate che non ha ancora per mancanza di brillantezza, insomma ottimizzando tutto al meglio e creando anche dei fastidi al PSV, secondo me vai a tirare fuori il massimo dalla situazione attuale. Dite un po' cosa pensate, quindi commentate, mi fa piacere, like al video se vi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale. Ci sentiamo domani sera e speriamo che vada tutto bene perché è troppo importante passare questi gironi. È da tanto tempo che manchiamo e ci teniamo tutti.